Salve YouTube, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft. Eccoci qua all'interno del nostro piccolo condominio con la nostra illuminazione a lava. Eh sì, quel sistema di illuminazione che stavo costruendo, aveva una lava che illumina, un paio di torce e il tutto è bello che è fatto. Ora però andiamo, ho fatto vedere il sistema come fu com'è di notte, direi che è il caso di andare a Nin. Allora, oggi faremo un salto nel Nether. Tanto come vedete ho ricoperto qua la struttura di un tetto verosimile. Oggi, col portale che abbiamo costruito l'altra volta qua sotto al lago, andiamo a fare un salto nel Nether. Sono già andato a fare un sopralluogo per vedere se il portale mi teletrasportasse in un posto, diciamo, sensato. Perché l'ultima volta che ho fatto sull'ultimo mondo un portale in una posizione strana. Questo mi ha teletrasportato in un punto del Nether che poi mi ha fatto morire. Sapete, non è bello morire così, ad casum. Andiamo a vedere un po'. Eccoci qua. Vedete, abbiamo messo qualche torcia. Allora, quarzo. Sentiamo già un ghast che ci dovrebbe già fare la pelle. Ce li abbiamo, l'arco l'abbiamo. Ovviamente prima regola aurea in un posto come questo è non colpire i maiali. Illuminiamo un posto a posto per capire dove siamo. Seguiamo il pigma, vediamo dove ci porta. Ci porta in una zona. Ciao Pigman! Inizia, buona spanca andai! Ti trattano bene sto mondo, eh? Ci vuole essere più in basso. Qua sopra c'è della lava. Circolare che non serve assolutamente a nulla, bene, però là sopra c'è della lava, abbiamo scoperto, senza il gocciolino. Da qualche parte questi pigmen saranno pure entrati. Ah no, siamo entrati al portale, quindi là c'è un giro tondo, c'è bisogno di quella roba qua rossa, ovvero il netherrack, ne posso prendere quanto ne voglio, sono praticamente sottoterra. Anche solo per trovare una via d'uscita sto usando tutte le torce. Devo costruire ancora un po', eh. Ah, siamo proprio in una caverna chiusa. Non c'è una via d'uscita. Beh. Quando non c'è una via d'uscita, il bravo giocatore di Minecraft se la crea. Sono
Continuiamo a cogliere tutto questo netherrack, posso fare un intero piano del nostro condominio fatto di netherrack. Scaviamo sempre in maniera molto sicura, perché non si sa mai se possiamo trovare della lava. Ho distrutto il primo piccone. Proviamo un po' a scavare in questa direzione. Un po'. Se riusciamo a sbucare da qualche parte. Magari riusciamo a sbucare in una fortezza, che ne sapete? Oppure in un fiume di lava. Qui siamo ancora ad altezza pericolosa qua. Dobbiamo risalire ancora un po'. Quanto sotto mi ha fatto apparire. La cosa non mi dispiace. Posso comunque costruirmi magari con la bedrock con una roccia, una piccola fortezza qua sopra. Qua sotto comunque tutto chiuso. Anche e soprattutto antigast. Proviamo a vedere se questo passaggio porta in qualche zona sicura. Ci porta nuovamente nella lava. Tanto qua c'è del quarzo. Che direi che non lascio qua. Adesso mi danno anche esperienza. Bene. Torno in superficie a farmi qualche piccone. Ci vediamo tra poco. Tornati con un carico di picconi, tentiamo di trovare una via di uscita da questa caverna sotterranea che si è creata qua nel Nether, dove ci ha ospitato il portale. Stiamo scavando in questa direzione, vediamo un po' se trovo una via di uscita. Ancora altro quarzo. Una cosa mi garba, per carità. Allora, andiamo un po' di mettere queste, chiudere i buchi. Allora, vediamo un po'.
Temo che non usciamo mai da questa. Ancora quarzo, vabbè, lasciamo qua questo posto, questa galleria, visto che comunque non porta assolutamente da nessuna parte. E andiamo un po' di continuare a salire. Quarzo, questo me lo prendo. Cambiamo piccone. Guarda quanto bel quarzino, eh. Accettiamo scommesse, quanto dovremo scavare per riuscire a trovare la superficie? Comunque un'uscita. E qua abbiamo ancora il quarzo. Il bello è che continuo a sentire gast, quindi vuol dire che più o meno la superficie da qualche parte ci sarà. Qualcosa. Non conosco questo materiale. Cos'è? Verrebbe discretamente indistruttibile. Per la bedrock. Visto e considerato che ci invitano a non proseguire, andiamo un po'. Un po' cosa ci offre di continuare qua.
Che dire? Non riusciamo a trovare una via d'uscita. Sembra essere arrivati una specie di strato di come la bedrock che divide la fine del mondo normale, diciamo, di gioco. Lì dovremmo essere arrivati una specie di strato, forse siamo andati alla cima dell'inferno, siamo arrivati, che ne so. Ma devo trovare una situazione del genere, scavare come un forsennato per trovare un posto, un'uscita verso il Nether. Ancora quarzo. Ecco. Da dove arriva la voce del Ghast? Bella domanda. Beh, niente signori, che dire? Direi che cercherò di uscire da qui in qualche modo off camera, che è inutile farvi perdere tempo in puntata, fare una roba del genere. Direi che posso staccare qui. La prossima volta spero di farvi trovare all'inferno, però in una zona aperta. Dal vostro video è tutto, alla prossima, bye bye!